Ok, siamo in diretta. Scusate qualche minuto di ritardo, ogni volta ne capita una, ma Scusate. ci siamo. Terzo incontro, seminario musica e filosofia. Benvenute e benvenuti. Oggi abbiamo Manlio Perugini, che era già stato qui al primo incontro accompagnando Fiamma Mozzetta, ed è oggi però in qualità di protagonista, diciamo così, e ci viene a parlare della funzione mitopoietica della Vaporwave. Ci viene a parlare di Vaporwave. Lo abbiamo già presentato, adesso non so se nelle ultime 3 settimane ha stravolto le sue abitudini, ma possiamo ancora dire che studia filosofia e biblioteconomia e naturalmente si occupa anche di musica. E abbiamo oggi con lui anche Claudio, altra nostra vecchia conoscenza, anzi possiamo dire che lui è stato proprio dei nostri di NoDB 185, collettivo con cui mettiamo in onda questo seminario. E oggi qui a fare il dialogante, appunto, a fare quello che a suo tempo aveva fatto Manlio e a chiacchierare con noi. Di Claudio possiamo dire brevemente che è un ricercatore indipendente e che ha all'attivo già qualche pubblicazione, tra le quali la recente Demonologia rivoluzionaria e la recentissima Blacken, frontiere del pessimismo del XXI secolo. Ok, siamo noi, come al solito i commenti, se li farete su YouTube, sulla diretta, li potranno già vedere tutti quanti e poi, dopo aver passato l'esame della mia censura, nel caso potranno essere mostrati sullo schermo. Per il resto do la parola a Maglio. Prego, Maglio. Grazie, grazie ragazzi, grazie del, insomma, secondo invito dell'ospitalità soprattutto. Taglio le chiacchiere e passo subito alla questione, tanto poi se Dio vuole di chiacchiere ne faremo un botto. Allora, parto a cannone. La mia analisi, la mia considerazione, quello di cui volevo parlare oggi parte da questo, una mia percezione. Che è quella per cui la maggior parte delle analisi, comunque numerose delle analisi relative al genere musicale noto come Vaporwave, soffre, secondo me, di una certa riduttività che investe sia l'ambito prettamente musicale, sia quello in un certo senso più concettuale. Questo a prescindere da quale sia il giudizio estetico emesso a proposito. Questi, diciamo, questi punti di riduttività, queste pecche, ma non nel senso. Non voglio mettere un giudizio di merito io stesso, diciamo che queste chiavi riduttive si articolano secondo me su 3 punti. Dal punto di vista musicale, quello per cui la Vaporwave non sarebbe altro, tra mille virgolette, che musica prodotta campionando suoni e o canzoni di natura, di nuovo tra mille virgolette, commerciale, sia esso il pop da classifica, sonorizzazioni pubblicitarie, muzak. Tutta la musica di merda, se vogliamo, che vengono presi, rallentati, riverberati, sporcati, se qualcuno si degna, magari tagliati e incollati, ma non è neanche necessariamente detto. Da un punto di vista concettuale, la Vaporwave non sarebbe altro che l'ennesima espressione di un'insopprimibile tendenza nostalgica che, a partire da fine XX, inizio XXI secolo, sembrerebbe aver affetto buona parte della musica pop. Infine, da un punto di vista ideologico, la Vaporwave, di nuovo, non sarebbe altro che una reazione alla crisi economica di fine anni 2000, in chiave tendenzialmente satirica e molto spesso ambigua o comunque difficilmente collocabile. Ora, nel senso, tutto questo è vero. O, se non è vero, è quantomeno difficilmente contestabile, se analizziamo il fenomeno semplicemente sulla base degli elementi di superficie. Però, da un punto di vista musicale, complice anche una notevole proliferazione di questo genere, stile, scena, premetto, tranne in alcuni casi tenderò ad utilizzare questi termini in maniera intercambiabile perché nel caso della Vaporwave, la situazione non è così prettamente definita. Dicevo, complice questa notevole proliferazione, nel senso di più artisti, più etichette, più canali espressivi, si è cominciato a esplorare degli orizzonti musicali già presenti all'interno di questo genere, che personalmente vedo configurarsi all'interno di un triangolo che ha come vertici, l'ambient, il noise nelle sue forme più varie e il pop, questo termine, come dire. L'argomento del contendere, in questo caso intendo come pop, tutte
tutta la musica che nella composizione e nella realizzazione si focalizza principalmente sull'aspetto melodico. Quindi, diciamo, una musica che abbia un'idea di fruizione diretta dal punto di vista della melodia. Inoltre, dal punto di vista sempre musicale, si è molto diffuso, è venuto crescendo, magari l'Unione Europea da questo punto di vista ha dato una mano, non lo so, l'utilizzo di composizioni originali o comunque di materiali non di riutilizzo. Questo utilizzo non ha soppiantato il campionamento, però gli si è affiancato quasi alla pari. Oltretutto, oltre alle componenti musicali, sono entrate in gioco anche delle componenti visive, per chi vuole, estetiche, che parallelamente a quelle musicali hanno proceduto a inglobare al proprio interno delle altre componenti, degli altri aspetti, contribuendo a un'organizzazione ulteriore. Tutto sommato è appunto è una storia, se aggiungi dei personaggi, anche se li lasci fermi sullo sfondo, le cose cambiano. Questi elementi, secondo me, hanno appunto contribuito a rafforzare una tendenza, per me già presente in Nuce sin dall'inizio, che all'inizio quantomeno definirei narrativa, cioè, pronti per il, come dire, le parolone, una tendenza all'organizzazione dei materiali musicali e non solo, secondo strutture sequenziali identificabili, includenti meccanismi diegetici e mimetici. Ed è per questo motivo che, prendendo come riferimento autori quali Furio Iesi, Andrew von Handy e gli autori presentati da a loro volta questi autori, quello che vorrei discutere oggi è come appunto all'interno di questo genere, di questa scena, sia presente una tendenza mitopoietica. Nel senso, se volete, originario del termine, cioè nel senso di costruire narrativamente un impianto di un certo tipo, vedremo poi qual è. Questa tendenza mitopoietica costituisce in un certo senso il contraltare dell'intento, se vogliamo, originario, no? Quello satirico, superficiale, che punta alla vuotezza e a una superficie senza fondo, che veniva attribuito a questo genere. È una sorta di pars construens, fondamentalmente, che prende dei cliché vuoti e proprio attraverso questo svuotamento li articola in realtà facendoli venire archetipi che poi costruiscono una visione del mondo narrativamente dinamica. In breve, il materiale sonoro e visivo diviene simbolo. Il simbolo, attraverso un processo di emplotment, ossia di messa in trama, si attiva, si dinamizza, creando quello che è stato definito da più parti un mito. Questo mito, appunto, che si crea vaporizzando, se mi passate il termine, il materiale, frammenta la realtà facendo venire fuori delle potenzialità creative. Adesso, chiaramente, devo fare un passo indietro, allontanarmi ulteriormente dalla musica e parlare proprio di mito e di simbolo. Chiaramente queste sono parole, come dire, maledette, perché portano con loro stesse di tutto. Io ho optato per delle definizioni, diciamo così, operative, quindi chiaramente aperte al dibattito e alla critica, però, come dice Alberto Angela, se avete la pazienza di seguirmi. Per quanto riguarda il simbolo, una definizione interessante la offre Ricoeur, il filosofo francese, quando ne parla come di un segno che è caratterizzato da una opacità ineliminabile e da una inesauribilità. Il simbolo non inventa la realtà, ma la scopre. E il mito è quindi la fase in cui il simbolo si sviluppa in forma di narrazione. Per cui il linguaggio del simbolo non può essere colto se non nell'impiego, nella dimensione del mito, che è diacronica, una dimensione di sviluppo. E chiaramente, diciamo, questo è un punto di partenza. Come funziona poi materialmente questo lavoro del mito? E intendo lavoro del mito, mi rifaccio a appunto Hans Blumenberg, che distingue lavoro del mito e lavoro sul mito, sebbene siano correlati. Il lavoro del mito, il lavoro che il mito compie, mettendo in gioco, attivando, facendo parlare questi simboli, è un lavoro in cui il mito si pone come un velo esplicativo fra l'uomo e l'ignoto, in cui il mito permette all'uomo di identificare con il simbolo e anche con la metafora
attraverso un nome ciò che è ignoto e di averlo accessibile attraverso la narrazione. In termini storico-religiosi, vabbè, gli esempi sono un miliardo. La cosa che a me interessa da questo punto di vista è quella che Blumenberg chiama la divisione arcaica dei poteri, con la quale l'uomo confina le varie potenze, identificandole, distribuendole, collocandole in un sistema di equilibri cosmici. Mi interessa perché? Perché secondo me, faccio un salto in avanti, quello che avviene nel contesto Vaporwave è un'operazione simile. I simboli vengono distribuiti e i simboli sono quelli cui l'estetica musicale, non solo Vaporwave, fa riferimento. Spoiler, il centro commerciale, l'estetica finto neoclassica, il Giappone che non è mai esistito se non in una certa percezione occidentale, la domotica come via privilegiata per l'utopia. Questi sono i simboli che vengono così distribuiti e che appunto diventano una divisione arcaica dei poteri, perché creano dei sottogeneri fondamentalmente, ma con ordine. Appunto, Blumenberg ci parla così del mito e ci dice anche che la cultura svolge un ruolo simile a quello del mito, e infatti legge il mito come un'elaborazione culturale, e legge il lavoro del mito come una cosa senza fine e senza inizio. È senza fine perché è connaturata all'uomo, e l'uomo, mi trovo abbastanza d'accordo, cioè fin tanto che esisterà avrà bisogno di relazionarsi con l'ignoto e di capirlo in qualche maniera. Ed è senza inizio perché il mito si trova sempre sul cammino dell'uomo. Quelle storie, quei simboli non hanno un vero e proprio inizio. Nel senso, sì, sono antichissimi, però sono un po' come lo stato di natura di cui parla Rousseau, non è avvenuto. Cioè, Rousseau non ci dice storicamente avvenuto, è una priorità ontologica, non una priorità cronologica, fondamentalmente. Ora, contestualizzato chiaramente nella contemporaneità, non penso che l'attività mitopoietica della Vaporwave si rifaccia a un mito, passatemi l'obbrobrioso termine, primitivo nel senso di antico, è un mito contemporaneo. Forse l'analogo migliore è il fumetto supereroistico americano, nella sua iterazione continua, anche nella sua struttura, che è quella che Blumenberg individua, di costanza nel suo nucleo centrale, ma al tempo stesso tendenza alle variazioni marginali. L'apparente, diciamo così, ma in realtà reale, ripetitività di tanta produzione Vaporwave, da questo punto di vista mi rimanda alle 500.000 morti e rinascite di Superman, in un certo senso. Andando avanti, c'è il secondo aspetto di cui parla Blumenberg, che è quello del lavoro sul mito, che in parte lo vorrei fare adesso, ma in parte secondo me anche quello che fa la Vaporwave stessa. Il lavoro sul mito è proprio lo studio della mitologia, che seguendo quello che ci dice sull'argomento Furio Iesi, il lavoro sulla mitologia è interessante sia per chi compie una storia della cultura o delle sue fenomenologie, ma anche è interessante anche per chi, come dire, punta ad agire concretamente sui membri delle società moderne, a persuaderli, a manipolarli e a strumentalizzarne i processi e i meccanismi psicologici. E da questo punto di vista la Vaporwave occupa un ruolo molto, molto particolare, proprio perché, concedetemi un altro salto in avanti, fa utilizzo di una serie di materiali come simboli, secondo me, quindi poi implottandoli, non esiste questa parola, ma famo finta che esiste, in queste narrazioni mitologiche, materiali che nascono esattamente in quella direzione. Padre Killen, che è uno studioso del Trinity College di Dublino, che ha scritto proprio su questo argomento, su Vaporwave, mito, mettendo a giro un terzo elemento, che è il potenziale affettivo, evidenzia proprio questo aspetto. I simboli, scusate le mille virgolette, della Vaporwave, quelli che ho elencato prima, nascono da un punto di vista di comunicazione quotidiana, di narrazione contemporanea, fondamentalmente nell'America reaganiana. Quindi, tardi 80,
nel momento in cui la comunicazione politica comincia quello marcatamente, quello slittamento lungo la direzione con la quale adesso dobbiamo fare i conti quotidianamente, ossia un'attenzione sempre minore verso il potenziale argomentativo del concetto, del contenuto concettuale veicolato, e un'attenzione sempre maggiore sul contenuto affettivo di questa comunicazione, per cui il mezzo di persuasione non è più la forza dell'idea, ma la capacità di saper colpire l'elemento affettivo ed emotivo dell'ascoltatore. Prendo proprio un esempio, no? Il centro commerciale, la Plaza, che poi diventa la Virtual Plaza di cui parla Adam Harper. Nessuno ha mai detto che quella doveva essere l'anticamera dell'utopia cui puntavamo, quantomeno non apertamente, però è il modo in cui c'è stata effettivamente presentata era di fatto quello. E come appunto nota Killin, è proprio lì che si gioca questo spartiacque. Tutti gli elementi di cui parla la Vaporwave, di cui la Vaporwave si serve non solo per narrare visivamente, ma anche per fare musica. Rimango sul centro commerciale, ma ce ne sono tanti altri, c'è un sottogenere, chiamiamolo così, che si chiama Molsoft, che da un punto di vista musicale suona come il disco della Lidl, con i rumori del supermercato e le musiche che tu senti nei corridoi, nelle varie aisle del supermercato. Però in realtà è fatto con un lavoro di selezione dei materiali, sia musicali, sia, diciamo così, sonori più in senso più ampio. L'autore e produttore più importante in questa nicchietta è l'olandese Cat System Corp, che utilizza campionamenti sia musicali che sonori dai centri commerciali di tutto il mondo. Cioè, se ascoltate Paul Mall, che è appunto il suo disco più rilevante del 2014, cioè il mercato dovrebbe essere finlandese, americano, olandese, e anche la musica è così di conseguenza. E però proprio Cat System Corp costruisce una sua narrazione di questo tipo, riprendendola, perché a distanza di 4 anni, nel 2018, pubblica Paul Mall on Mars, cioè un disco, diciamo così, dello stesso genere, che prende quella narrazione e la porta fuori, la fa diventare una cosa di fantascienza, dal centro commerciale ideale a quello stesso centro commerciale su Marte, un Marte che è chiaramente già colonizzato e già commercializzato. E Cat System Corp è un personaggio, non voglio dire misterioso, perché in ambito Vaporwave ce ne sono i più misteriosi, però quale sia la sua posizione sull'argomento non è ben chiaro, perché poi, e questo è un tema che vorrei toccare più avanti, un grosso dibattito all'interno del Vaporwave, qual è la tua posizione sul capitalismo? Nel senso che proprio il lavoro di costruzione del genere si struttura anche intorno a questo interrogativo, ma lo vedremo in seguito. Ritornando indietro, appunto, questo, il centro commerciale, è un simbolo che viene mitologizzato attraverso appunto questa attività mitopoietica, che è estetica, visiva, ma di nuovo anche musicale. La stessa cosa si potrebbe dire per un altro sottogenere, il cosiddetto future funk, che detto in breve è: prendi una canzone qualunque di ambito cosiddetto city pop, quindi il super pop radiofonico giapponese anni 80, riverbera mortalmente e destrutturala, nel senso di, invece di dargli due strofe e due ritornelli, dargli una strofa e 80 ritornelli. Il simbolo in quel caso è una certa percezione del Giappone, che anche lì viene potenziata in sommo grado, accelerata se si vuole, io non voglio, però se si vuole, e trasformata anche da un punto di vista musicale. Ora, cosa hanno in comune tutte queste forme? Sono forme che avevano all'epoca un portato comunicativo di natura affettiva ed emotiva. Portato che hanno perso. L'hanno perso perché, lo sapevamo, perché l'11 settembre, perché la crisi economica del 2008, perché Fukuyama, guarda un po', si è sbagliato, la storia non è finita, o se è finita è finita male comunque, e per cui sono diventati fondamentalmente fra l'altro ci tengo a ringraziare Claudio per questa cosa, ci siamo sentiti venerdì e ha menzionato l'archeologia che mi ha aperto una direzione. Queste sono diventate reliquie,
sono oggetti di archeologia che come tali vengono riscoperti. Vengono in un certo senso demitologizzati e remitologizzati, perché perdono il portato originario che comunicava appunto tutte le, sai, il gallicismo, tutte le puttanate della cultura corporativa capitalista, ma mantenendo comunque quel portato affettivo, perché abbiamo un coinvolgimento affettivo ed emotivo con la cultura pop del quotidiano, possono essere remitologizzate in una chiave differente. Con questo non voglio dire che ciò debba accadere necessariamente, non voglio neanche dire che venga fatto sempre ogni caso coscientemente con una chiave critica, però apre uno spazio di possibilità, proprio grazie a questa funzione mitopoietica. Perché? Perché porta un elemento all'attenzione del discorso. Cioè, una specifica che secondo me è necessario fare, la Vaporwave è l'ennesimo genere nato su internet, quindi in un certo senso non ha un'origine geografica o una collocazione di questo tipo, nel senso non è il death metal floridiano, però è chiaro che ha una forte componente di natura statunitense. E questo ha fatto sì, nel senso non voglio riconoscere chissà quale merito, però ha questo processo di remitologizzazione ha fatto sì che un elemento che si chiama appunto capitalismo, che non è semplicemente un ente astratto, ma si determina quotidianamente attraverso dei simboli, sia portato all'attenzione, nel senso diventa percepibile, diventa visibile, diventa udibile, e quindi diventa potenzialmente oggetto di critica e di discussione, perché c'ha una faccia, perché c'ha un suono. E non è semplicemente lì così che ti guarda incombe su di te, cioè questo è quello che fa chiaramente, però attraverso la costruzione mitopoietica musicale, perché poi appunto questo è l'aspetto particolare, non è solo una narrativa visiva, è una narrativa musicale, Wallsoft, Future Funk, lo stesso disco, tra l'altro appunto a Vaporwave, perché c'è anche il proprio mito delle origini, no? I tre dischi famosi, Far Side Virtual di James Ferraro, le Echo Gems di Daniel Lopatin e vabbè, quel meme fatto e finito, no? Flora Shop dei Macintosh Plus con Diana Ross mandata al rallentatore. Quello è fondamentalmente un esempio, secondo me, di finzione sonora. Quello che fa Ferraro nel 2011 e che a distanza di 10 anni ancora tanti artisti continuano a fare in maniera più derivativa, più originale, meglio, peggio, poi c'è anche il fattore estetico, è costruire una finzione sonora, nel senso proprio delle sonic fiction, di questo tipo, e che porta attraverso questo suo lavoro mitopoietico all'attenzione una questione di un certo tipo. Chiaramente su questo si aprono mille versanti, perché visto che abbiamo parlato di Furio Iesi, che cos'è questo? Un mito genuino o un mito tecnicizzato? Vabbè, qui poi si può fare un'analisi caso per caso o si può cercare di prendere il fenomeno trasversalmente. Diciamo che quello che al momento, quello mi interessa particolarmente sottolineare in realtà è come la distinzione fra mito genuino e mito tecnicizzato, Iesi la prende dal suo maestro Chereni. Oltre a questo, Chereni sottolinea un aspetto importante che secondo me permette una sorta di quadratura all'interno di questo dibattito. La forma mitologica, che Chereni, seguendo Cassirer e altri, vede come connaturata all'essere umano, è dotata di una sua autonomia, altra parolaccia terribile, che non è chiaramente l'autonomia del dibattito, autonomia utilità, ma è l'autonomia delle forme espressive, nel senso di non essere riducibile a un'altra forma, che Chereni individua parallelamente proprio nella forma musicale e in un'analogia forte fra mitologia e musica, perché secondo Chereni entrambe sono esse stesse, la loro arte e il materiale su cui questa arte viene applicata. La mitologia quindi è l'arte del comporre i simboli, se mi passate questa rozza semplificazione, nonché i suoi stessi simboli, e la musica è l'arte di comporre con le note, i suoni, i rumori, tutto quello che vogliamo, e le note, i suoni, i rumori stessi. E mi sembra che
attraverso questa chiave di lettura che propongo, ma insomma manco inventata io, emerga come nell'ambito Vaporwave si saldino un po' queste prospettive. Ora, da qui non voglio chiaramente dire che, cioè, la Vaporwave è la forma più bella di espressione della natura umana, figuriamoci, cioè, penso, financo io che l'ascolto per piacere, non mi spingerei così avanti. Però, secondo me, mostra appunto una serie di aspetti e di questioni decisivi. Perché? Proprio perché è in grado di capovolgere un meccanismo mitologico, nel senso, poi parliamoci chiaro, della mitologia contemporanea hanno parlato in tanti, Roland Barthes che ci dice che è fondamentalmente ideologia borghese, è vero, però questa ideologia borghese si può capovolgere, anche se qui secondo me si cappotta proprio, perdonate il termine colloquiale, perché viene messo in atto un meccanismo che è analogo e inverso. La mitologia borghese destoricizza e si inventa una fine della storia, ecco, e qui invece io ti destoricizzo la tua destoricizzazione, perché ti dico che quella cultura corporate che mai veicolato è una, scusate, non è vera, e ne costruisco una narrazione critica con i suoi stessi strumenti. Di nuovo si aprono molte altre questioni, però per ora credo di aver gettato abbastanza carne al fuoco e vorrei fermarmi qui. Vabbè, magari provo io a buttarmi intanto con una domanda per poi passare la parola a Claudio, Giuseppe che si vuole buttare prima, magari Claudio che è qui appunto come dialogante. Ma più che altro pensavo a già i discorsi che abbiamo fatto sulla musica pop con Fiamma, lei ci ha introdotto le categorie ad esempio di Free, e anche i discorsi che tu adesso ci stai facendo sul mito, sulla creazione di un mito, sulla mitologia contemporanea, e mi viene da pensare allora che tutta la cultura, tutta la musica già stia operando una creazione del mito, quindi quello che, cioè proprio da neofita della Vaporwave che conosco poco e tutto quanto, mi chiedo se l'idea sia che tra i generi musicali che ancora stiamo cercando di decifrare, usciti fuori in questi ultimi 10 anni e tutto quanto, pensi sia un tipo di musica che invece possa appunto creare un tipo di narrazione in qualche maniera diverso, appunto. Tu stai dicendo che riesce a... il punto è che, per esempio, seguendo le categorie di Fritte, senza se non vogliamo richiamare Adorno e quant'altro, già la musica sembra avere una... Anzi, uno degli elementi attraverso cui identifichiamo la musica pop è proprio questo suo darci un'identità, darci un posto nella società, dare un simbolo, un nome alle nostre emozioni, eccetera. Quindi dici, la Vaporwave riesce a farlo in una maniera diversa da come riuscirebbe a farlo, per esempio, la... Non so che altra musica c'è negli anni 10, quella che sentiamo alle radio più... Poi la Vaporwave è anche diventata, mi sembra, minimamente più di consumo, più pop negli ultimi anni, la troviamo in playlist su YouTube in versioni, non è Ferraro, però esiste, insomma. Però dici, lo fai in una maniera un po' diversa rispetto al Britney Spears del 2013, che ne so, così intanto per... Posso rispondere? Preferirei rispondere a una domanda alla volta, perché se no mi perdo e mi confondo. Nel senso, non credo che lo faccia in maniera radicalmente diversa dal resto della musica in generale, quantomeno da un punto di vista formale. Però Andrew Whelan, che è uno studioso australiano che si è dedicato anch'egli a queste cose, anch'egli come dedicato, non come studioso non sono, però parla proprio di una cosa che si chiama, scusate, è difficilissimo da pronunciare, anche brutto da dire, genre work, cioè il lavoro con il quale un genere musicale viene costituito. Whelan fa utilizzo delle categorie offerte da Frith, ma anche da Franco Fabbri prima di lui, e fondamentalmente, per farla proprio breve, ci dice che si costituisce attraverso regole che sono comportamentali e semiotiche, formali, tecniche, di tutti i tipi, e che ogni pratica che in qualche modo intersechi l'attività musicale, dal fare la musica, produrla, distribuirla, discuterne, cercare di etichettarla, contribuisce alla costituzione di un genere. Quello che Whelan sottolinea,
con cui io mi trovo d'accordo, è che nel caso della Vaporwave il lavoro di costituzione del genere abbia molto marcatamente questa componente mitopoietica, forse un po' più di altri sottogeneri, poi sempre lì nel senso cioè, lavoro di costituzione dei generi e sottogeneri fondamentalmente è una roba che, cioè, da un lato potrebbe essere tranquillamente una roba per chi ha un negozio di dischi e degli scaffali da mettere a posto, oppure è una per il resto una perversione da metallari, che però tutto sommato proprio sull'aspetto mitopoietico secondo me apre un versante ulteriore. Quindi, per rispondere, diciamo, in breve alla tua domanda, lo fa in una maniera che è forse più distintiva rispetto ad altri generi musicali, ma non è una pratica sostanzialmente differente. Se lo è differente per grado di intensità e magari di portata. Ok, grazie. Claudio, Giuseppe, Claudio, sei pronto? Sì, Giuseppe, tu devi chiedere qualcosa? Ok. Ascolto volentieri i tuoi appunti, i tuoi interventi per caso. Io mi dipano da Maglio, a partire da quello che ha detto Maglio, da anche dal discorso che abbiamo fatto venerdì. Tanto una cosa che non abbiamo detto, non so se Maglio è ancora d'accordo o cambia idea, che la Vaporwave è morta. È un genere che non viene quasi più suonato, ascoltato. Ci sono delle radio, c'è una proliferazione di radio e podcast e canali YouTube che passano Synthwave e Vaporwave costantemente, quasi H24, alcuni H24. Ma comunque è un genere che ha avuto una sua finestra temporale ben precisa e che è passata anche ad altre cose, a fare anche altre cose più sofisticate. La Vaporwave degli inizi rimane come una sorta di spettro di uno spettro. La funzione mitopoietica della Vaporwave, Leonardo diceva bene, ma cioè, noi non abbiamo vissuto, anzi forse qualcuno di voi sì, almeno Maglio e Giuseppe penso di sì, l'epoca dell'enorme mito poiesi degli anni 90, del rock, del grunge, del new metal, quindi cioè, cominciamo a vederlo con i Beach Boys, continuiamo a vederlo tutti i libri scritti sull'Atlantico Nero in musica e in letteratura, soprattutto in musica con l'elettronica, con la dub, con la drum and bass, quindi cioè, l'aspetto mito poietico è chiaro, forse è l'ultimo, laddove la letteratura va crollando negli ultimi decenni, la musica rimane l'ultimo veramente baluastro, anche se per lo più generazionale, mito poiesi, che dà anche gli spiragli politici. Leonardo, dicevi del generi che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, hanno dato spunti mitici e politici, che aggiungerei alla sorella, mito come politica di proiezione nel futuro. Purtroppo, cioè, per me purtroppo, Achille Lauro e Sanremo l'hai visto, ognuno c'ha i miti che gli serve, non c'è niente, un milione personale, quello da catti. Mi interessa molto la questione del contenuto affettivo che diceva Maglio, perché? Perché sono state fatte delle ricerche in neuroscienze, che si sono sviluppate negli ultimi 10 anni come neuromarketing e neurobranding, anzi, neurobranding me lo invento direttamente io, perché? Perché non c'è branding senza neurobranding. Che succede? Hanno fatto delle analisi con Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, esponendo dei soggetti, grossi campioni di soggetti sull'ordine delle migliaia, i brand principali sul territorio globale, vedendo i brand in brain imaging e brain scan, hanno notato che si attivano i recettori, gli stessi recettori che si attivano quando si vede una faccia familiare, quindi non un conoscente, ma un amico, un membro della famiglia, un fratello, una sorella, quindi c'è l'interiorizzazione anche a livello sinaptico dei brand. E mi è venuto in mente, è evidente come questa tendenza qui del contenuto affettivo sia fondamentale per la Vaporwave. Penso per esempio a Midnight, a The Midnight, invece Days of Thunder, pezzo bellissimo, stupendo, ma che aggiunge lyrics originali, Kavinsky e The Midnight, qualcun altro
più sporadicamente aggiunge lyrics originali che sono delle imitazioni delle lyrics dei pezzi degli anni 80, oppure sono delle lyrics nostalgiche, sempre nostalgico, romantico, affettivo, oppure proprio dei collage anche di pezzi di film, come fa anche Kavinsky, Terminator, questa roba qui, che mi fa tornare in mente un altro dei padri fondatori della Vaporwave, trasversalmente, che non è né Ferraro né Lopatin, è John Mouse. Mouse cominciava a fare questa raccolta wave post-punk sia nei video che nell'estetica che nei brani, che sono le canzonette pop. Mouse è stato da poco avvistato alla marcia al congresso insieme al bingo con le corna, ma all'epoca era un debordiano di ferro, un ipercomunista della teoria critica inglese, quindi cioè, oggi potrebbe essere definito un bellissimo rosso bruno. Ma il lavoro che faceva sullo spettacolo nel riproporre questi cliché era molto interessante, perché li isolava, come dice Maglio, sono delle molecole, o dei pezzettini atomici o delle molecole dell'ideologia che vanno di riferimento, degli ecosistemi di riferimento. Questo aspetto così carico, affettivamente, ci porta alla casa. All'idea della casa. Beats to Chill 2. L'aspetto essenziale della Vaporwave e di tutto quello che abbiamo dopo, funk, questi trip hop da playlist YouTube che si vanno sul versante ambient che diceva Maglio, ci portano a questa dimensione familiare che è composta, secondo me, così andando su due piedi sul blocco, da tre elementi principali, che sono gli affetti quelli concreti, la famiglia, i ricordi, gli oggetti che ci sono intorno. Basta vedere i Beats to Chill 2, hanno sempre degli elementi caratteristici, la studentessa col gatto, il vasetto, questa immagine che si replica costantemente sotto diverse salse, allude a un'esperienza di vita di una certa classe, di general intellect, lavoratore cognitivo che sta dentro la stanzetta con la penna e il quaderno a battere i tasti del computer, con quel setting classico. Quindi gli affetti, la quotidianità. La tradizione, nella Vaporwave, questo elemento è importantissimo, cioè anche proprio la questione tecnica della tradizione degli strumenti tecnici che vengono passati, tipo l'808, che poi è andato pure nella trap, campionatore del basso. E i riferimenti culturali di consumo, che abbiamo visto, sono strettamente collegati a livello neurologico, psicologico e fenomenologico agli affetti e alle tradizioni. Se oggi si pensa, per esempio, un setting tradizionale degli anni 50-70, ti ricordi? Nonna, il McDonald's, è il panino che te mangiavi, la strada, il vicoletto che facevi per tornare a casa con gli amici, e vabbè, inutile dire che poi è diventata la pappa che ha riproposto anche le piattaforme, il cinema, le serie TV. Vedevo Stranger Things, ma pomeriggio, stamattina mi è capitato di comprare Stephen King, l'ultimo, Later, in cui proprio sulla sinossi c'è scritto che si è rinutrito di tutta la roba che girava attorno all'universo di Stephen King, quindi compreso Stranger Things, per risputare fuori un romanzo che è una rimasticazione di Stephen King della tradizione commerciale, di mercato, culturale, quello che ha fatto vendere di Stephen King. No, cioè, è anche interessante. Però c'è una tendenza che è riaffermata, che è quella che poi è andata sotto il termine ombrello di hauntology, spettrologia, futuri perduti e questa roba qui. È interessantissimo, ne parlavamo anche venerdì, ancora più interessante, credo collegato, è la questione che non c'è una geografia di riferimento. L'abbiamo visto con il ritorno della Wayback Machine su Google, la possibilità di andare su siti vecchi, che sono stati tolti dal Google di superficie, che non sono più raggiungibili, ma vengono conservati in questo museo digitale di siti, server, pagine, articoli e quant'altro, che ha riportato in auge anche un'estetica
differente, che è andata di pari passo in un'estetica superata, vecchia, gli anni 80, 70, fino ad arrivare all'8-bit, l'8-bit, cioè il grande ritorno dell'8-bit, a cui inaspettatamente avevamo già osservato, avevamo già assistito con l'emo. Quando c'era stato l'emo revival, un po' così scrausetto, che non era proprio l'emo del Midwest, ma non era manco il metalcore, ci fu il ritorno all'estetica 8-bit e all'8-bit come genere musicale. Mi ricordo Dinosaurs Go Rover, mi ricordo una roba del genere, che riproposero tra i primi questa roba, e poi arriviamo pure al black metal 8-bit, scream 8-bit. Questo ritorno di queste configurazioni estetiche che vanno dagli anni 80 agli anni 90 ha portato una sorta di dimensione alternativa dell'internet. Già con le pagine dei meme si può ottenere una survey di tutte le pagine di meme e tutti i forum e delle varie canali di YouTube. Si può andare, non svegliarsi la mattina, non vedere neanche un telegiornale, non aprire un giornale, grosso modo sapere cosa è successo. Questo ovviamente non è solo correlato all'aderenza ovvia fra l'internet e il mondo reale, concreto, il mondo materiale, ma c'è proprio uno sdoppiamento, perché se ne farà un'idea molto distorta di quello che è successo. Cosa succede? Che nella Vaporwave, mancando un riferimento geografico preciso, quindi delle scene locali, esistono anche nel noise, esisteranno anche nella Vaporwave, ma di cui spesso non si fa menzione proprio apertamente, e magari le scene locali della Vaporwave sono due persone che collaborano insieme in uno scantinato, si ottiene una geografia astratta, classica geografia ipermateriale del digitale, ossia fatta di server, computer, strumenti di registrazione, dispositivi, dal quale però si ottiene una geografia totalmente astratta che è dettata dall'estetica e dai suoni che si usano. Il Giappone finto e gli Stati Uniti dei mall finti di cui parlava Maglio. È una geografia topologica perché mette insieme i delfini della Florida con le palme, con i mall di Washington, col Giappone, con le colonne greco-romane. Quindi è un accartocciamento topologico, sia cronologico, sia del tempo, che dello spazio. E quindi è una sorta di proiezione del mondo reale. Il mondo reale che è situato negli anni 80, grosso modo, arriva ai primi degli anni 90, qualcosa del genere, ed è soprattutto una geografia, una topologia astratta, onirica. Questa è una roba che secondo me è molto importante, cioè anche l'effetto di distorsione, il pole stretch che si fa sui campionamenti, che li dilata 100x100x200x, crea questo effetto onirico. Pensiamo all'omino di Blank Banshee, quella faccia poi diventa del meme, ragazzi, quello è un sogno, porca miseria. È un personaggio tirato fuori da un sogno. E è radicalmente connessa con l'elemento del contenuto affettivo ed energetico che della Freud. Cioè, quando tu trovi quel simbolo lì, quel segno lì, che è già collegato nella tua mente cosciente a dei contenuti affettivi, quel rimpallo onirico, che a volte è proprio surrealista, dadaista al massimo, si ottiene anche un rimpallo di secondo grado, un feedback positivo a livello inconscio. Che succede? Io sono d'accordissimo con la questione della macchina capitalistica, di mitopoiesi capitalistica di cui parla Maglio. Quali sono le quattro caratteristiche, le quattro dinamiche su cui si muove? Considerando che non è solamente il contenuto affettivo, ma c'è una narrazione che è anche ideologica. Poi, sì, satirica, cercherò di dire in due parole perché è satirica, ironica, post-ironica, quello che è, se è totalmente seria, quello che è. Gli anni 80 della Vaporwave, questo mondo alternativo, questa dimensione geocronologica, spazio-tempo alternativo, riunisce l'utopia, perché questo luogo utopico degli anni 80 in cui tutto va benissimo, il capitalismo è una bomba, siamo tutti felici. Una distopia, penso ad esempio a Comtruis, c'è anche la possibilità che sia andato tutto male, contemporaneamente, che siano le macchine a governare, questi echi, dal punto di vista proprio sonico, sonoro, è sgradevole, perturbante, e gli elementi onirici
stilizzati aumentano il grado di inquietanza che regge nell'ascoltatore. L'ucronia, perché sono gli anni 80, ma non sono gli anni 80 che si è vissuto chi sta a mezzo alla strada e c'ha problemi a pagare l'affitto, sono gli anni 80 bellissimi, dei mall, dei film di Spielberg. E la spettrologia, quindi abbiamo un'ucronia spettrologica, che è il momento del futuro perduto. Quindi la metafisica, non metafisica, ma non metafisica, della Vaporwave, che è molto Jarry oriented, molto, molto, molto uburua. È una macchina mitopoietica perfetta, perché ti dà tutto. È incredibilmente aderente alla realtà, perché è un'utopia superficiale, avviluppata in un core, un nocciolo morbido, nocciolo di distopia. È ucronica, quindi ti dà una misura in cui il tempo è finito, la storia è finita. Cioè, ti dà questa idea sia di decadimento che contemporaneamente di nuova partenza, tipica delle civiltà sull'orlo del collasso. E contemporaneamente spettrologica, quindi chi la indica non la trova. Io non la posso indicare in delle singole occorrenze, e c'è quella famosa storia, il capitalismo non esiste, di Latour, perché il capitalismo è solo libero oggetto, è solo il network prodotto dalle singole occorrenze, però ovviamente un critico può farmi un'astrazione di secondo grado e dirmi, oh raga, il capitalismo esiste proprio perché è formato da tutte le singole occorrenze. La Vaporwave ti dà questa immagine che è perfetta di questa condizione, che è estremamente astratta, estremamente concreta, i simboli sono percepibili. In che modo sono percepibili? Allora, per dire in che modo possono essere direttamente percepibili, intanto direi il simbolo musicale di cui parla Maglio è duplice, proprio dal punto di vista estetico, della percezione del suono. Sono il ritornello, giustamente Maglio dice ritorna mille volte, nessuna canzone pop, poche, scarse canzoni pop hanno un ritornello che torna mille volte, o un brano che è costituito solo da un ritornello ripetuto all'infinito, fino all'ambient. E il sound degli anni Ottanta. È un sound degli anni Ottanta? No, ovviamente non è un sound degli anni Ottanta, è pesantemente rimanipolato. E qui entriamo nel campo più propriamente artistico, che è l'essenzialismo, non il minimalismo. Mi ricordo c'era Branca, mi pare fosse Branca Chapman, che diceva che lo stoner metal, cioè il minimalismo musicale, riprendeva lo stoner metal e riprendeva, l'avevamo visto anche con Giuseppe, i classici Black Sabbath, Deep Purple, cercando di scavare, ricavarne l'essenziale. L'essenziale non è riprendere il riff netto di Paranoid e rifarlo, ma è capire cos'è che hanno in comune dal punto di vista tonale, dal punto di vista elettrico, anche dell'amplificazione, dello strumento, del trattamento delle corde, dell'accordatura, di tutto quanto un genere. Questo lo fa perfettamente la Vaporwave, perché riprende quella chiave che ti fa dire, non c'è, puoi anche non vedere l'estetica anni 80, ma ti fa dire questi sono gli anni 80. C'è un gruppo su cui sto proprio in fissa totalmente, si chiamano Beast in Black, è un gruppo metal, pop metal, che fa esattamente questa cosa, la fa secondo me anche meglio della Vaporwave, la fa benissimo la Retro Synthwave, cioè quella roba appunto Kavinsky, Midnight, questi eredi di secondo grado della Vaporwave, Carpenter Brut che riprende le colonne sonore di Romero, che è farti riconoscere un tempo attraverso una determinata collocazione storica e geografica attraverso il suono, una sorta di sinestesia che ti produce un concetto, un'immagine chiara. Questo essenzialismo è minimalista, ma a differenza del minimalismo, che cosa fa di diverso ancora di più? Perché è un simbolo musicale immediatamente riconoscibile? Perché è un veicolo di passioni. E questa è una roba incredibile, pochissimi generi riescono non a imitare la passione, non si tratta di una mimesi, di una passione, qui io faccio la strofa triste, ritornello allegro, così sei prima triste e poi allegro. Non è una mimesi. C'è un veicolo di passioni, quindi è collegato con il cervello, con l'estetica, quindi con la percezione fenomenologica e con la cornice storica nel quale vivi, storica, culturale, geografica, ambientale, le due abitudini. Se c'è qualcosa che distingue la Vaporwave dagli altri generi, per un motivo per cui è stata così famosa, anche se così poco fruita e di così poco durata, secondo me è questo. Concludo.
cosa può essere alternativa la Vaporwave? In che senso può diventare un simbolo di qualcosa oltre che di se stessa? Che tipo di mito è? Allora, intanto secondo me è l'alternativa alla diffusione ironica. Attenzione, questo è il termine dei meme, uso. Ironica, quindi per cui io dico una cosa, ma tanto sto scherzando, però dico sul serio. È la diffusione ironica degli stessi simboli, ossia le palme, il mol, il capitello greco, sul mercato. Sul mercato delle idee, ossia come vengono riusate, per esempio, dai think tank di destra, si mettono sempre la colonnina, la palma, la fontanella, cioè questo immaginario qui è radicato nell'estremismo di destra contemporaneo. Estremismo, non parlo dell'Aquila, del Terzo Reich, della Croce Uncinata, ma di un estremismo di un certo tipo specifico, del quale condividiamo ogni giorno, condivido ogni giorno i post su Facebook. Ma anche e soprattutto, che è ancora peggio, dei post su Facebook e dei movimenti memetici, sono i brand delle corporazioni. Pochi anni dopo l'uscita dei primi album, dei primi EP, singoli e robe su YouTube, Vaporwave, Fiji, Arizona ed H&M copiano l'immaginario senza quotarlo immediatamente, lo sbattono su tutti quanti gli scaffali dei negozi in tutto il mondo e ancora si tiene. Cioè, secondo me è veramente preoccupante, più dei meme con la palma, quelli potrebbero essere ironici, post-ironici, ma sono le immaginette che corrono su Facebook. Quello che è veramente preoccupante è che se la Vaporwave è morta, l'immaginario sul mercato della Vaporwave è appena nato. Ready Player One, ragazzi, io non voglio dire niente sulla qualità del film, su se è bello o se è brutto, però è di per sé, sia il libro che il film, una roba pericolosa dal punto di vista politico, perché fa questa roba qui senza la cornice della Vaporwave. Cioè, quando queste immagini qui rimangono, non sono più né ironiche né post-ironiche, sono completamente serie. Cioè, le H&M ti vende quella maglietta lì, ma ti sta dicendo questo immaginario qui è l'immaginario del ragazzo rampante, modello, che vuole andare a fare Human Resources a Oxford. Di questa Sonic Fiction si può ricavare o una narrativa post-capitalista, che è proprio forse quella più intrinseca alla Vaporwave, ossia una narrazione che sia anche post-apocalittica. Nel senso, vi ricordate com'era il capitalismo? La Vaporwave ti dà quelle quattro immagini stilizzate che grosso modo ti fanno capire immediatamente che cos'è il capitalismo, in maniera ambigua, come tutti i miti. Oppure si tratta di un mito di collasso, un mito del collasso. Potrebbe essere il mito di una civiltà in caduta libera. Essendo così ambiguo, così stratificato, ma immediatamente riconoscibile, potrebbe essere qualcosa che verrà ricordato come gli ultimi schiocchi, un po' come si diceva una volta, che quando le civiltà raggiungono il livello dell'arte astratta, minimalismo, surrealismo, sono sull'orlo del collasso. Forse noi abbiamo aggiunto un altro passo in più a quello che era hegelianamente riconosciuto come l'ultimo sistema dell'arte. E in questo però ci abbiamo buona compagnia. Cioè, secondo me le narrazioni principali, i tre autori principali che hanno fatto qualcosa del genere, senza accorgersene o accorgendosene, sono Jameson, Fredrik Jameson quando fa la lettura, non Fisher ovviamente, è troppo facile, Jameson quando fa la lettura di Walmart, e quindi in che modo le grandi catene di distribuzione all'ingrosso e ad auspici hanno cambiato radicalmente il mondo occidentale. Jason Moore quando ci parla di Nuggets Sim o KFC Sim, ossia quando si va a fare il prelievo di un carotaggio in un territorio urbano, soprattutto negli Stati Uniti, ovviamente si scopre che gran parte del sottosuolo è composto da ossa di pollo, e quindi è indice di un livello di sfruttamento, che è quello degli allevamenti intensivi, e di consumo intensivo, quindi va già a innestarsi sul discorso di Moore. C'è ingrosso, c'è consumo di massa, e c'è deposito. E questo deposito è consentito, con la terza autore, Farinelli, che dice, ecco, Klein, insieme a Naomi Klein, che il punto di nodo chiave del postmoderno è il container, perché il container è trasversale, trasposta qualsiasi cosa, è standard, un container singolo può portare tantissime cose, e il container è un significante vuoto e può contenere qualsiasi cosa.
è un segno vagante che però non è più segno perché contiene qualcosa, dice qualcosa, ma non è, è opaco, non è trasparente, non puoi vederci dentro, lo devi aprire. Questi tre punti qua, che sono consumo di massa, diffusione di massa, trasporto di massa, collasso dello spazio e del tempo attraverso la distribuzione tramite container transatlantica, secondo me ci danno il nostro Atlantico bianco, per dire una cosa brutta. Non è il nostro Atlantico nero, ma il nostro Atlantico bianco di merda, formato da capitanato, rappresentato dalla Vaporwave come genere ironico, lo vogliamo leggere come un genere ironico, nella migliore delle interpretazioni, che ci dice perché facciamo schifo. Va bene, adesso do la parola a chi è pronto a partire. Intanto mostro questo commento perché si riferiva al riferimento di Claudio a Ready Player One, che per ammissione stessa dell'autore è una rimmaginazione di Sword Art Online, che definisce la sua opera preferita un immaginario che definire problematico e riduttivo. Porca miseria, tantissimo. Ready Player One, però a sua volta potrebbe essere Sword Art Online, a sua volta è il survival game delle persone sull'isola che si devono ammazzare fra di loro, che era il The Most Dangerous Game, che è la caccia agli esseri umani. Quindi c'è, siamo su stratificazioni illimitate. Vorrei soltanto fare, cioè, però se meglio, se tu vuoi aggiungere qualcosa, ti ascolto volentieri, tanto un po' di cose da... No, c'ho una serie di, come dire, di piccoli punti che però si sommano potenzialmente in un super pippone, quindi preferisco lasciarti la parola. Il rischio è anche mio, per cui intanto me la prendo, perché ci facciamo due super pipponi. Intanto appunto intanto per anche sdrammatizzare un po', mi sembrava divertente l'immagine del container e pensare che per un po' abbiamo avuto una nave piena di significanti vuoti che bloccava effettivamente no? parti del mercato occidentale, e tutti noi ci immaginavamo che là dentro ci fosse un po' di tutto, perché non avevamo idea di che cosa diavolo ci fosse effettivamente, stava bloccando intere carovane di significanti vuoti. Sentendovi dire queste cose sulla Vaporwave, appunto, che è lo stesso Claudio ha detto prima che è morta, poi però che continua in qualche modo a sopravvivere, e le stesse caratteristiche Maglio mi diciamo elencava in qualche maniera poco fa della Vaporwave, riprendendo anche la domanda fatta da Leonardo, mi sembra che quelle siano caratteristiche in genere molto musicali, se intendiamo musica, appunto questa musica di commercio, chiamiamola commerciale, chiamiamola pop, di classifica, quello che è. Dunque, come dire, forse come può morire qualcosa che non è mai nato, perché semplicemente si rimette in connessione con un modo di rimasticare, anche questo l'abbiamo detto con Fiamma, continuo del mercato di rimasticarsi e ripresentarsi. Dunque a sto giro è stato quell'immaginario degli 80, al prossimo. Ancora una volta, per esempio, mi chiedo cosa succederà quando dovranno rimasticare gli anni 10, che sono stati una rimasticazione degli 80, o se fra una cinquantina d'anni si ascolteranno i suoni Vaporwave, se effettivamente si continuerà a dire sono gli anni 80 o non si diranno definitivamente questi sono gli anni 10, cioè quel riconoscimento forse è dettato da noi che siamo in mezzo mentre si sta facendo questo rimasticamento, ma magari questa caratteristica non la trovo, come dire, che possa continuare nel cammino musicale, banalmente, della Vaporwave. Cioè fra un po' magari si dirà non sono gli anni 80, appunto, sicuramente è una voluta rappresentazione. Infatti mi chiedevo, intanto, nel momento in cui appunto l'avete presentato come un mito narrativo, un mito del collasso, diceva Claudio, tu stesso parlavi di questa mitopoiesi della Vaporwave, se invece non fosse e non avesse brutalmente la classica caratteristica invece del mito fondativo, cioè non essere affatto anticapitalista, non essere affatto di critica, non essere affatto
come dire, ironica, post-ironica, ma essere soltanto un modo in cui il capitalismo o il capitale si autoracconta. E tra l'altro, pensarla così, e riprendendo di nuovo altre cose che avete detto proprio adesso, mi sembra che invece la Vaporwave voglia dare ragione a Fukuyama. La storia si è fermata. Sì, sì. Posso, Maglio? Certo. Guarda, parlando venerdì con Maglio, Maglio mi ha chiesto, ma secondo te la Vaporwave come iperoggetto? E io ho risposto no. Secondo me non è un iperoggetto, ma va a raccontare il mito, come dici te, di un iperoggetto che è informazione. Ah, retrospettivamente, esatto. Io questa interpretazione non l'ho voluta dare perché è la più triste di tutte. Retrospettivamente, la Vaporwave potrebbe essere letta come il mito fondativo di un iperoggetto, questa è l'ipotesi accelerazionista, che ancora non esiste del tutto. È allo stato post-embrionale, sta gastrulando verso la fine. E mi ricordo, ne parlammo pure tanto tempo fa con Enrico Monacelli, cioè questi suoni meccanici, questi suoni inumani, questi suoni che sono sempre fatti dall'essere umano ma che tendono ad abbandonarlo, Paul Stretch, dilatarlo, stringerlo, potrebbe essere vista come la funzione distopica della Vaporwave, ma dietro il mito dell'uomo che è stato catturato dalle macchine c'è cioè lo sfruttamento capitalista e punto. Molto più banalmente. Banalmente, tra l'altro, l'ideologia, diciamo, macchinica, dove l'essere umano non vi entra, è certo. Abbastanza, appunto, ideologica, utopica, ma difficile non solo da pensare, ma anche da trovare una prassi tale che ci possa far dire questa cosa qua non ha a che fare con l'umano. Pensavo recentemente più articoli su diverse robe di musica, parlavano di questa AI che ha rifatto delle canzoni dei Nirvana, no? Hanno preso tutte queste cose, gli hanno date in pasto e ha tirato fuori questa cosa. Questa dei Nirvana semplicemente perché era quella più commerciabile come notizia, però dico, sapevamo benissimo che era possibile farlo, ma ultimamente viene anche alla superficie, diciamo, pubblica questo tipo di lavoro qui. E anche lì c'è quella problematicità, non lo chiamerei problema, di falsificazione di cui parlava forse Marco, no? che personalmente ritrovo, anzi, direttamente nelle varie narrazioni mitologiche. Cioè, che poi mi sa che abbiamo una prospettiva specularmente, diciamo, un po' opposta forse su questo, sul valore del mito e sulla funzione stessa del mito. Cioè, sì, magari c'è quella redistribuzione di poteri, però piuttosto che essere appunto a priori, è una posteriori, spesso quasi giustificativa, di ciò che sta succedendo. Cioè, è una falsa redistribuzione di poteri. Claudio infatti ci diceva adesso, è tutto racchiuso in questo immaginario dell'Atlantico bianco, di questo scambio di merci, che comunque, come dire, che renda questa fruizione di tutta l'estetica Vaporwave, perché appunto non c'è soltanto la musica, c'è tutto quel richiamo anche a questa dannata nostalgia di cui ci continuiamo a interrogare, ed è nostalgia di cosa? Perché la componente affettiva, il fatto di mettere appunto quella lente sulla componente affettiva, tu dicevi appunto non c'è più attenzione al contenuto, c'è più attenzione a quell'emotività, come se l'emotività e l'affezione giustificassero qualunque tipo di pratica. Appunto Claudio richiamava al ricordo dell'affetto della famiglia, della tradizione, no? Questa nostalgia che sembra più essere una stampella giustificativa, ideologica, piuttosto che un momento di critica o di crisi, perché appunto stavamo dicendo anche forse una società in crisi, ma forse crisi di per sé non significa niente, o forse la società che adesso chiamiamo capitalistica, ma che potremmo definire la società del capitale,
Carlo Marx forse ci diceva già che era una società di continua crisi. Pensare di trovare un simbolo della crisi attuale e anche dare ragione in qualche modo all'immaginario Vaporwave, che ci dice che negli anni 80, inizi 90, crisi non ce n'era, stavamo tutti bene, eravamo tutti pieni di bamba ad andare verso la forza a diventare ricchi. Ma anche lì sembra forse un attimo non essere più una questione di critica, quanto una questione di sarebbe stato meglio non cambiare, sarebbe stato meglio andare dritti lì. Posso dirti una roba, Giuseppe? Certo. Tre titoli cinematografici. Rambo, il soldato che torna dalla guerra sconvolto. Terminator, una mamma single con un ragazzino che cerca di sopravvivere. Rocky, parla da sé pure Rocky, cioè gli anni 80 che sono stati immediati dal mito degli anni 80, dalla leggenda degli anni 80, in realtà erano anni in cui già l'America si raccontava come un'America povera e in crisi. American Psycho, cioè solo il passaggio anni 90 in cui retrospettivamente ci si guarda dietro, Dallas dice guardate questo psicopatico che rappresenta tutto il capitalismo globale. Certo, ma quella era anche un'America che necessariamente doveva mettersi in contrapposizione a livello anche, diciamo, morale forse, con un altro mondo possibile, che fino a quel momento era ancora in piedi, era ancora una minaccia effettiva per l'Occidente e che quindi, come dire, poteva pensare a una specie di autocritica dicendo però noi sappiamo che ci sono i cattivi qua, ma se noi lo facciamo un po' meglio, se noi evitiamo di impazzire, di essere appunto psycho, forse se togliamo i cattivi alla fine può funzionare. In ogni Io caso, la domanda per Maglio. Ah. La narrazione sovietica nella Vaporwave, cioè proprio del blocco, ma ce l'abbiamo? Allora, non mi ritengo un esperto universale del genere, però in realtà la risposta breve è fondamentalmente no. Nel senso, abbiamo una narrazione del blocco da parte del blocco, che però, diciamo, si sovrappone solo perché fanno tutte e due di cognome Wave, ossia la cosiddetta Soviet Wave, che ancor meno di Vaporwave di un cazzo, che è fondamentalmente una serie di artisti che fanno musica elettronica, anche fatta abbastanza bene, ma molto disparata tra, come dire, da un punto di vista appunto di pratiche di genere. Abbastanza interessante da meritarsi anche un articoletto sul Guardian, se digitate Soviet Wave su Google è uno dei primi risultati, chiaramente nomi rigorosamente in cirillico, però appunto Artec Electronica, se mi interessa un nome particolarmente rilevante, però come dire è in un certo senso la prospettiva è molto occidentalizzata, nel senso che, quantomeno ai miei occhi di occidentale, come dire, non vedo quel processo di, cioè non posso fruire di quel processo di rielaborazione perché quell'immaginario lì per me era appunto un immaginario al quale magari guardavo, però era altro perché non ho mai vissuto in un paese sovietico, per cui vederlo riutilizzato in quella maniera, tutto sommato, mi sembra, cioè, come dire, io lo vedo in chiave nostalgica più diretta. Bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha magari una prospettiva più interna. Per il resto, chiaramente, diciamo da parte, chiamiamola così, occidentale, non è l'unico grande assente il blocco sovietico dalla lista dei drama des persone dei simboli, ma è uno degli assenti. Però, di nuovo, come dicevo prima, comunque c'è una chiave di lettura che è in primo luogo molto molto statunitense. Lo stesso Cat System Corp che nominavo prima, nel 2016 ha fatto questo album che si chiama News at 11, si sposta un po' nelle coordinate stilistiche finendo sotto quel cappello che viene chiamato Signal Wave o Broken Transmission, che utilizza invece appunto la televisione in tutti i sensi possibili e immaginabili, cioè dal telegiornale alle interferenze, ai rumori di fondo, per fare musica, ed è fondamentalmente un collage di musica e suoni e voci, e immaginate che
come se fossero in più di un televisore, di, che ne so, dentro casa c'hai tre televisori, mi è sempre stato così, più o meno, abbiamo sempre in questo macello totale, accesi su tre canali diversi e ogni traccia è questo e cambi canale esattamente un secondo prima che il primo aereo si schianti contro la prima delle Torri Gemelle. News at 11 è esattamente questo tipo di album. Comunque ha questo tipo di chiave di lettura. Ne stavo fatto un disco da tale Radioactive Hi-Fi praticamente identico ma con Fukushima, però non da un giapponese ma da un americano, quindi comunque c'è diciamo c'è quella chiave lì. Al tempo stesso però vorrei riagganciarmi a una cosa che ha detto Claudio, che è fondamentale, la questione della geografia e della spazializzazione. La geografia è completamente astratta, ma al tempo stesso ogni tanto ha delle punte di località insperate, nel senso mi è capitato di fronte a un album di tale Tele Plus One, che è nient'altro che Tele più uno con logo di Tele più uno. L'album si chiama Televideo, in copertina c'è il televideo di Rai 3, i campionamenti vengono dalla televisione italiana, il disco è molto carino, lo consiglio, e appunto è letteralmente calato nel suo contesto. Però è chiaro che da lì ovviamente non parliamo di scena, parliamo di un modo di spazializzarsi. Vorrei riagganciarmi a alcune delle cose che sono state dette, ringrazio tutti quanti perché gli input sono tantissimi. Parto dal meme più meme di tutti, la Vaporwave è morta. La Vaporwave delle origini, appunto, che ha il suo mito fondativo, la Vaporwave di Brahma, Shiva e Vishnu, cioè Ferraro, Lopatin e Ramon Andrea Xavier, lo è. E questo annuncio è stato dato dall'alias Sentimer, che ha fatto l'album Vaporwave is Dead, dietro il quale c'è David Russo dell'etichetta Dream Catalog, che può annunciare la morte pure da Dream Catalog, fa il necrologio praticamente Russo in primo luogo di se stesso, che però l'ha fatto annunciando a breve distanza la nascita di un nuovo genere che ha chiamato Dream Punk, che si muove comunque su quelle coordinate. Musicalmente è fatta meglio, se vogliamo, c'è più ricercatezza. Parliamo dei lidi sempre anche della cosiddetta Art Vapor, quindi quella reazione alla mosceria musicale della Vaporwave con ritmi ballabili, ma ballabili nel senso dalla techno alla gabber comunque. E quindi in un certo senso appunto Vaporwave is Dead, come disse Adam Harper, long live Vaporwave, perché si libera dei vincoli di certi cliché, non di certi cliché, trasformandoli in materiale musicale sul quale cerca di muoversi. Ma sui risultati non ci metto troppo bocca. Una cosa che mi interessava, diciamo, sottolineare, faccio finta di essere un apologeta: la Vaporwave è proprio l'ultima da fila, partendo da Ontology, Hypnagogic Pop, Chillwave, cioè del recupero ogni 2-3 anni si recupera un decennio precedente. Che cos'è che ha permesso a questa scena di sopravvivere nelle sue nicchie, appunto, che magari sul canale YouTube Vapor Memory, oppure i 1000 video di Pat Chennington, o anche la board di Reddit Vaporwave, ti ha permesso di sopravvivere, nel senso di rimanere un discorso attivo, un uso un po' più sveglio delle piattaforme online, complice anche il momento in cui si presenta, e proprio dal punto di vista sia del discorso intorno alla musica, sia della produzione della musica stessa, perché è il fatto di essere un genere che nasce, cresce, ignora, vive, fa quello che gli pare su Bandcamp, le garantisce una vita di un certo tipo. Da questo punto di vista ci sono delle somiglianze formali, ne parlavamo appunto venerdì con Claudio, con la vita del dungeon synth e delle aree affini. Faccio un salto completamente a membro di Segugio ad alcuni punti che toccava Giuseppe, punti critici significativi secondo me. Il problema degli aspetti negativi del mito e del procedere mitologico e mito poietico è proprio lì davanti, cioè l'elefante dentro la stanza in preda oltretutto a un ballo di San Vito.
È vero, ci sono, secondo me, in atto o in potenza forse, delle dinamiche che permettono in qualche modo di metterci una pezza, quantomeno. Innanzitutto, allora, Ladislav Kolakowski, che è stato un marxista tutt'altro che ortodosso, tant'è che poi ha rotto con tutta l'interpretazione ortodossa e secondo me fino anche abbastanza a destra, però ciò non pertanto ha detto delle cose interessanti. Una di queste è che il mito ha proprio questa duplice componente. Se mi date un secondo, vorrei proprio prendere il testo, quello che dice Kolakowski. Per cui il mito è socialmente fruttuoso solo quando è costantemente oggetto di sospetto, altrimenti diventa narcotico. Che poi è quello che diceva anche Roland Barthes, fondamentalmente assimilandolo all'ideologia borghese. Perché? Perché il mito, l'attività mitopoietica, ci aiuta a eliminare il senso di alterità del mondo, mentre ci dice che non è possibile eliminare l'alterità del mondo. Chiaramente questo finisce per dar luogo a una dissonanza cognitiva. E poi lì però sta, come dire, sta alla pratica quotidiana. Tenere dentro questa dissonanza cognitiva può far emergere le componenti significative, utili del mito, ma in generale di qualunque attività culturale che in qualche modo abbia a che fare con la narrazione. Se non si è dentro il conflitto, marxianamente se volete, è chiaro, escapismo, narcotico e tutto quello che si vuole. Per cui, per quanto riguarda il rischio latente o attivo che tutta questa narrazione musicale finisca per diventare il mito fondativo, la giustificazione musicale e narrativa di una società, di un impianto socio, politico, economico, culturale, sì, il rischio c'è e paradossalmente il peggior alleato di questa possibilità è proprio l'aspetto, chiamiamolo memetico, e l'aspetto dell'ironia e di tutti gli altri aggettivi, possiamo mettere post ironico, non ironico, layers e quant'altro. Perché? Perché paradossalmente se lo fai così c'è chiaramente tutta una dialettica del disimpegno, per cui ho detto ma in realtà non volevo dire, prendo le distanze da qualunque presa di posizione, che però secondo me se vogliamo parlare di tradimento, tradisce lo spirito con cui questa roba viene fatta, perché tutto sommato c'è un coinvolgimento, per dirla all'inglese, un engagement con questi oggetti che vengono fatti parlare, di cui in qualche modo si tenta di riappropriarsi. E in questo, proprio nel rischio, cioè contro il rischio di creare una narrazione onnipervasiva e ipergiustificativa, anche perché poi quello è il problema del mito, il mito può essere sempre l'unico. Non accetta altri miti, al massimo li ingloba, ma non li accetta. È in realtà proprio in un meccanismo tipico della mitopoiesi che io personalmente vedo, almeno in parte, in atto nel contesto Vaporwave, che è quello che Tolkien chiama, quando teorizza queste cose, l'impressione della profondità. È un effetto, diciamo, per dirla con le parole giuste, è un effetto estetico che suggerisce radici ulteriori indietro, comunque al di là della narrazione, anche più profonde di quanto l'autore non sappia. Il classico rimando a una storia più grande sullo sfondo, fondamentalmente. Scusate, devo citare Tolkien, che usa le metafore bellissime, simile alla visione da lontano di un'isola ignota o al profilo delle torri di una città distante che sbucano tra la nebbia illuminata dal sole. Questo, se fatto in chiave attiva, è un continuo rimandare ad altro, che non è un deferimento, per quanto potrebbe tranquillamente finire per esserlo, ma è appunto un continuo rimandare di natura dinamica. Un dire costantemente c'è dell'altro che può attivare una percezione critica di questa narrazione. Chiaro, è un'impresa, è una possibilità, come tutte le possibilità può fallire, può trasformarsi nel suo opposto, perché se tutto questo lo si fa in un momento comunque di crisi della temporalità stessa, è chiaro, finisce a farlo per il non tempo, c'è passato, c'è futuro, c'è l'eterno presente, non quello eterno, ma l'eterno presente proprio della dinamica temporale della società capitalista. Il rischio c'è, è sempre molto attivo.
Da questo punto di vista, per quello ho anche voluto parlare della distinzione tra il lavoro sul mito e il lavoro del mito, non si può onestamente, secondo me, fare l'uno senza l'altro. Se si fa oggi nel 2021, quando è solo il lavoro del mito, si fa il mito tecnicizzato fondamentalmente, si fa proprio quella narrazione che serve a manipolare la percezione e a strumentalizzarla. Se invece si fa contestualmente anche il lavoro sul mito, cioè quello che Kolakowski pone come altro polo della dissonanza cognitiva, quello che Marx stesso ci dice a proposito dell'origine di tutti i processi culturali, che è comunque una costante messa in questione, chiaramente questi rischi si possono quantomeno parzialmente evitare. Ora, non vorrei aggiungere troppa ulteriore carne al fuoco. Chiaramente qui poi si esula, secondo me, si finisce per esulare dall'ambito musicale, perché poi alla musica non possiamo chiedere di fare ciò che alla musica non compete poi in ultima analisi. Possiamo però, come dire, considerarla per quello che è e per quello di cui fa uso e di come ne fa uso. Per cui io, appunto, dicevo prima che iniziassimo la diretta, parto da certi presupposti anche filosofici o ideologici, se vogliamo. Appunto, posso chiedere alla musica di creare o di contribuire a creare una narrazione di un certo tipo, ma poi l'uso che viene fatto di questa narrazione esula dal musicale, lo presuppone, ma lo travalica, lo sopraffà. Una chicca, quant'altro, Claudio ha parlato della componente onirica facendo riferimento alla copertina di Black Bench Zero con questo strano omino senza faccia. Quello è veramente un onirismo che, scusate il gioco di parole del sé, che è quasi un anismo, perché quella è la faccia di Lara Croft privata della parrucca e degli occhi. Su questo lascio la parola. Vai. Io voglio soltanto fare una domanda per entrambi, perché a maggior ragione che avete parlato, hai parlato tu, Maglio, di questo lavoro sul mito. Allora, un attimo spostando il discorso, però ne avete parlato molto. Che lavoro possiamo fare sul mito geografico? Che intendete voi con geografia astratta? Quale geografia non è astratta? Lascio la parola a Claudio prima, se vuoi, classe, no, inizio io. No, certo, tutta la geografia è astratta, ma se tu prendi una mappa e fai un'astrazione secondo livello, come fa per esempio con un fantasy, prendo la mappa dell'Europa, la decostruisco in maniera estremamente paracula, la contraggo, mantengo degli elementi, altri li cambio, la metto sotto sopra come fa l'attacco dei titani e tengo un'astrazione di secondo livello, che secondo me è quello, infatti non ho detto tanto astratta quanto ipermateriale, ha collegamento diretto con i materiali di partenza, che sono quelli concreti, materiali, banalmente materiali, ne ottiene una prima astrazione, ne fa un'altra di secondo grado. Che altro hai chiesto, Giuseppe? Scusami. No, soltanto questo, perché come curiosità. Sul mito, cioè il tempo del sogno, cioè è la dimensione del sogno, di aborigeni, che è un'astrazione di secondo grado. Cioè il passaggio oltre la geografia, narrasia, la produzione della geografia e degli effetti della geografia. Il canguro si è addormentato, ha prodotto la montagna, si risveglierà nella dimensione del sogno un canguro. Che rende la vaporwave ancora più strana, se la vedi con i miti degli aborigeni. Vabbè, certo, però anche il pensiero che invece la mappa indica la montagna, e quindi la montagna è là, anche quello da un certo punto di vista è una specie di pensiero magico, simbolico, certo, astratto. È il pensiero magico per eccellenza, dice Farinelli. Appunto, proprio perché avevi citato Farinelli, non mi quadrava più questa caratteristica di geografia astratta della vaporwave nel momento in cui effettivamente ogni geografia da un certo punto di vista è astratto, quindi semplicemente forse direi la vaporwave crea un'altra geografia, forse con la vaporwave esploriamo meglio la geografia dell'internet piuttosto che
Secondo alcuni sì. Secondo alcuni sì. Secondo me è una parte dei pezzettini dell'internet. No, no, chiaro, però appunto era giusto per... Su questo vorrei aggiungere un altro aspetto, che forse fra i simboli che personalmente ho identificato, che in breve sono appunto, come ho detto, fra gli altri, poi la tassonomia è infinita ed è insomma, una forma di parafilia, personalmente io, oltre al centro commerciale, la televisione, sono cose abbastanza astratte, no? Anche quella che potremmo chiamare in un certo senso la vita notturna, non nel senso delle donne, motori, vita notturna, però ciò che avviene di notte, in produttori come Luxury Elite, oppure, scusate un vuoto di memoria, Vector Graphics, che ambientano musicalmente e visivamente i loro album semplicemente di notte. Poi può essere la notte del... la schermata fissa di fine trasmissione sul televisore, come può essere invece la serata cocktail in cima al grattacielo. Un altro di questi simboli è, se vogliamo, la geografia, ma appunto nel suo senso di mappatura, il che fra l'altro con la mappatura cognitiva richiamerebbe Jameson, che è proprio esattamente quello che volevamo invitare a giocare a questo gioco di oggi, nel senso proprio di approccio al mondo, album a tema geografico, chiaramente è cioè un certo tipo di geografia, no? Cioè la mappa che vedi nell'agenzia di viaggi, oppure il luogo dove andrai a svolgere la tua conferenza di lavoro. Donovan Icaru, che nonostante il nome è un produttore americano, ci crea tutto un immaginario su appunto tracce che in qualche modo devono essere ambientate e portarti da un terminal in cui ti muovi a un resort, ma anche un ufficio di un certo tipo, per cui questa componente è importante. E poi su tutti c'è diciamo, coordinate da un punto di vista etichetta, la Ailantus Recordings, che pubblica cose molto interessanti, non solo Vaporwave, anche post-punk, per esempio, però ha questa pagina che sembra praticamente potrebbe essere tranquillamente il sito di un'agenzia di viaggi, e pubblica la raccolta degli EP di questo produttore che si chiama Go Through Ride City. Chiaramente Go Through è, come dire, in kanji, Kanji a cazzo di cane, perché se no non sarebbe Vaporwave. Ogni EP è una città americana fra le 100 città più popolose secondo il sito del censimento governativo, fatto di qualche canzone che è fatta smontando una singola canzone. Quindi prendo una canzone normalmente giapponese city pop, la smonto, la lavoro, la vaporizzo, ci tiro fuori 3 o 4 tracce e gli assegno una città, e dopodiché ricostruisco una geografia americana Vaporwave, fondamentalmente. Qualcuna è anche molto bella da sentire. E mi taccio. Va bene, passiamo un po' ai commenti e le domande. Ci sono stati un po' di commenti e domande, soprattutto i commenti. Potevo forse passarli più in tempo reale, magari adesso ce li rivediamo insieme. Ripartiamo però da, per esempio, questa era una domanda proprio di Marco. La Vaporwave è morta a causa del capitalismo stesso, ma i suoi sottogeneri si può dire che sono stati compresi e catalogati dopo il tramonto della Vapor stessa? Un po' l'abbiamo toccata, però se... personalmente, riprendo cose che ho detto, personalmente penso non, appunto, la Vaporwave è morta tra 1800 milioni di virgolette, soprattutto a causa del capitalismo, perché a causa dello stesso è anche nata, quindi i suoi sottogeneri compresi e catalogati dopo il tramonto, beh, in un certo senso sì, nel senso che sono stati comunque esplorazioni di possibilità prettamente musicali, appunto con commistioni o sviluppi in lato ambient, lato noise, lato pop, con pop anche intendendo appunto lo sviluppo della cosiddetta vapor trap, che già dal nome potrebbe essere il genere musicale più odiato dagli italiani, altro che Scavolini. E per cui sì, in un certo senso sì, nel senso mi trovo abbastanza o comunque relativamente d'accordo con quanto dice Marco. Poi compresi e catalogati,
quello appunto è un lavoro che avviene in fieri, nel senso che vengono compresi e catalogati nel momento stesso in cui vengono realizzati. Io butterei proprio tutta la, non tanto la vaporwave, mentre parlavamo pensavo si può rilanciare. Io ho un odio particolare per tutta la questione nostalgia, mi piace fruirne come merce, beni di consumo così, ma in particolare astio nei confronti di tutta la ontology e la revival. Secondo me possiamo dire che quello che è stato compreso e catalogato a posteriori è l'effetto di tutta questa ontology, di questa spettrologia, sia l'effetto sul mercato, che è estremamente positivo per questo frangente, sia gli effetti, cioè la dinamica, è la dinamica che è diventata ripetitiva dopo la vaporwave, cioè la ripetizione stessa che è stata compresa e catalogata come riproposizione del morto come non morto, e quindi il non morto, ciò che non è mai nato come non morto, dialettica stramboide, però secondo me, cioè, quello che la vapor l'ha lasciato è la possibilità della ripetizione infinita e vuota come carattere tratto principale del capitalismo. Senz'altro quello che ha messo in luce proprio a caratteri cubitali. Va bene, poi abbiamo dei veri e propri commenti che stavano sull'onda del discorso, forse ve l'avete già visti. Come Simone che aggiungeva, un immaginario sui Babel Game che parte da Battle Royale per arrivare al Signore delle Mosche, si potrebbe andare a ritroso all'infinito. E poi abbiamo... Sì, ma Battle editor. Royale, preso questo commento, è interessante, perché tutto questo immaginario delle persone bloccate in un posto, in un'isola, che si devono ammazzare fra di loro, cioè già lo notava Deleuze, che ha dei caratteri che sono in immagine e movimento, primo libro sul cinema... è uno dei tratti principali del, cioè si ricollega immediatamente con Hobbes e col sistema del capitale, quindi mette a confronto, come diceva Maglio, lo stato di natura che è ontologico, non è storico o cronologico, e il funzionamento del capitale. Stiamo sempre parlando delle stesse cose, perché anche quando lo fa il regista che ha fatto il Battle Royale, Maglio, te lo ricordi? Takeshi Miike parla essenzialmente di quello, anche il fumetto parla di quello. Sì, sì. Va bene, continuo ad andare, che qua, cioè, non faremo mai in tempo, comunque, però. Poi abbiamo il nostro amico Triple F che chiedeva, quindi è il mito della fine della storia in senso hegeliano, o... una domanda lanciata, aperta. C'è un resto dopo O? No, però così. Il nostro fascist for fun, forse, questo fascist. Questo è il mito della fine della storia. No, non lo è affatto, guarda, te l'assicuro. Io ho visto Triple F, ovviamente in realtà ho pensato tipo qualcuno veniva prima di Triple H, cioè Paul Hunter Stensley che si preferisca. E, nel senso, no, il mito della fine della storia, diciamo, io ho anche molte perplessità sulla fine della storia in senso hegeliano, nel senso proprio che Hegel e la fine della storia come è stata accollata non credo che sarebbe molto molto, molto d'accordo. Ciò detto, nel senso, il nodo è proprio intorno a quello, cioè il mito della fine della storia più nel senso di Fukuyama che hegeliano in senso ampio, è intorno a quello che si apre questo dibattito, senza appunto senza riprendere poi tutte le fila nel dettaglio, però comunque è questo il tema della discussione, o comunque neanche il tema, poi l'occasione da cui parte, se vogliamo considerarla come una discussione, la discussione Vaporwave, non solo, però stiamo qui a parlare di questo, vi dico, la discussione Vaporwave. Ma in questo senso a me, per esempio, viene più da dire che la fine della storia in senso hegeliano mi sembra che sia più per un'esplosione della storia, sì. Dove Fukuyama. Sì, però Fukuyama mi sembra che la metta più su un piano liscio questa fine della storia, cioè è un'esplosione, sì. Però rimane, sì, sul piano liscio del capitale, mentre per Hegel mi sembra che si arrivi proprio alla fine della storia proprio perché quella tensione alla fine viene finalmente esplosa, no? E finalmente lo spirito ribolle in questa continua... Il suo carico degli spiriti. Che meraviglia.
Però appunto la Vaporwave sembra forse più mi sembra più una fine della storia in senso di Fukuyama proprio, cioè è finita con gli anni Ottanta, con la vittoria del capitale, e mo ce la riproponiamo, ce la rimastichiamo, ce la ridiciamo. Anzi, la sonic fiction della Vaporwave forse mi sembra che in qualche modo silenzi gli altri tipi di sonic fiction, le altre possibilità di sonic fiction presenti, perché poi sembra tutto andarsi a rifare a questi anni Ottanta mitologici, che comunque sono gli anni Ottanta dell'Occidente. No, è chiaro che i termini del dibattito sono quelli, pro e contro che sia, comunque la critica, cioè anche nella sua componente critica, se prendiamo per esempio Robin Burnett, che è più noto come Internet Club, come produttore Vaporwave, nonché sotto un altro pseudonimo, autore di un disco che è veramente del noise interessante, parte Robin Burnett si autodenunzia come marxista, allora proprio una chiave molto critica contro questo, però comunque i termini del dibattito sono questi qui, cioè la critica è in quello, altri tipi di narrazioni non vi sono, appunto, anzi tutto quello che è l'elemento non occidentale non c'è, o se c'è è solo strumentalizzato, appunto, dall'uso dei kanji a quello che vi pare. D'altronde c'è anche molta onestà, tutto sommato, nel senso l'uso, no, Macintosh Plus, che con Floral Shop mette il capoccione greco di Helios in copertina, è comunque l'estetica neoclassica, che è stato forse il primo caso storico rilevante di estetica farzocchia, nel senso che inventata completamente dai contemporanei, e che ci ha fra l'altro funestato, tacitando appunto tutto ciò che occidentale non era, no? Cioè, e i colori delle statue, poi insomma sto ammazzando dei concetti che meriterebbero più rispetto, però ci capiamo quantomeno. C'è già nelle mostre d'arte, nell'arte contemporanea, la tendenza, soprattutto nell'arte contemporanea cinese, però lo fanno pure gli europei, gli occidentali, imitando i cinesi che fanno le statue, le loro classiche in versione pop art di plastica, cioè già da parecchi, almeno 10 anni, 12, mi ricordo che avevo 17-18 anni, le prime mostre spuntavano, di queste statue veneri plasticose, color rosa, templi blu, cioè questa proprio espulsione dell'Oriente greco classico, questo neoclassico di plastica. Cioè, secondo me c'è anche da andare a vedere accanto alla sonic fiction, cioè una cultural fiction che è filosofica, cioè l'accartocciamento dello spazio del tempo, di cui ho rotto i coglioni dicendo mille volte, è essenzialmente la realtà globale di Klein. Cioè, questi sono artisti che spesso hanno dei riferimenti culturali precisi, sottili, non immediati, cioè abbastanza immediati, perché possiamo parlare di best seller, però un po' più corposi di altri generi musicali. È la città globale, quindi quando si parla di fine della storia, si parla della fine della polis come scontro, guerra, conflitto, assorbimento. L'assorbimento è avvenuto. Quello che dice Giuseppe è che è liscio. Sì, è vero, è liscio nel senso che è lo smooth capital totalmente funzionante, che si inceppa solamente a livello locale, richiede solo operazioni di polizia, e qui io metterei Fatma al-Kadiri, che spesso a questo immaginario poliziesco di intervento in Medio Oriente, costante tensione, che ti dà questa impressione non tanto di fine della storia, ma fine di un certo modo di fare la storia. È un po' quello anche che dice Fukuyama. Non è più la storia come teleologia, è una teleologia diversa, è la teleologia come storia. C'è anche l'espulsione, diciamo, la pacificazione nel senso dell'espulsione della macchina da guerra dall'apparato, perché appunto, come già detto, viene tutto polizieschizzato, cioè noi stessi a Roma poi l'abbiamo visto più volte, i soldati che sono diventati poliziotti nelle metro, nelle strade sicure, questa cosa qua dove la guerra non c'è più ed è soltanto una questione di politica interna. E alcune guerre dell'Occidente, alcune colonizzazioni attuali dell'Occidente vengono portate avanti dai ministri dell'interno. Banalmente noi in Italia sappiamo bene che fu Minniti ad andare in Libia, non il ministro della difesa, non il ministro degli esteri, ma il ministro dell'interno. Diventa appunto una questione di polizia, non più una questione di guerra, che è quindi, come dire, il conflitto
viene citato all'interno di questa, no, idea ideale, società pacificata, con tutti abbiamo la stessa storia, tanto abbiamo i cinesi che fanno le cose greche, noi qua magari tiriamo fuori qualche bel parco a tema, anche lì con roba plasticosa, farlocca, fintocchia, che comunque ci fa sentire, c'è a Las Vegas, c'è Venezia, quindi dico, no, è come se tutto fosse già dislocabile, e appunto la componente affettiva di nuovo mi sembra che qua rientri, cioè tu ti senti come in quel posto senza neanche conoscerlo, e quella componente affettiva immediatamente ti sta anche raccontando qualcosa, non ti sta soltanto facendo dire ok che bello, ok gli voglio bene, mi voglio bene, ma mi voglio bene perché sono stato lì, ho fatto questa esperienza. La falsità e la verità, non intesa in senso teologico, ma diventa tutto vero in una maniera appunto non hegeliana, ma in una maniera annacquata, fukuyamesca, se possiamo dirlo, no? Come dicevamo. Va bene, qua si inseriva, ma si inserisce ancora bene, Britney canta Manson, anche sarebbe Gabriele. Io devo confessare che ho sempre molto istintivamente preso, per esempio, Ferraro come fortissimamente post-ideologico. Io gliel'ho chiesto, scusate, fatemi fare il coatto, però io gliel'ho chiesto a Ferraro, e lui ha risposto e ha detto, nel senso, la sincerità della risposta, ci facciamo quello che vogliamo, però fondamentalmente per lui, cioè, nonostante messo alle strette abbia parlato dei pro e dei contro del capitalismo, però l'idea di far side virtual nella sua testa almeno era un'idea di critica, di messa in discussione. Poi cioè, è Ferraro, musicista è Fagiano, fondamentalmente non è che gli chiediamo di scriverci il sequel del Capitale, però mettiamola così, non era così post-ideologico quando ha fatto Farsa il Virtual. Vedendo la sua produzione attuale, tutto sommato non lo è neanche ora, nel senso la tetralogia, insomma quella che sta lavorando su Mirai, finisce sempre più, come dire, su versanti sempre più oscuri, molto vicini alle tematiche legate alla civiltà in collasso e a cose di questo genere. Quindi chiaro, quando ha fatto uscire Farsa il Virtual la parlava anche come al tempo stesso come il peggior fighetto della storia, per cui è perfettamente legittimo, però no, fortunatamente, lo dico perché sono un fan, non era così post-ideologico. Anche in questo caso però ho sempre il mio dubbietto, cioè mi sembra però che non basti essere banalmente critici nei confronti, perché la stessa critica può apparire come post-ideologico all'interno dell'ideologia, nel senso proprio l'ideologia è quella di far apparire almeno più di una parte per poter dire che tutto è in movimento quando tutto rimane uguale. Cioè, non mi sembra che però basti dire sono critico, contrario, per... Cioè, mi sembra che ci sia anche un modo, certo, non chiediamo di riscrivere il Capitale, ma in che modo si è critici rispetto a... Appunto, perché banalmente anche i nazisti possono dirsi critici rispetto al Capitale, anzi, non fanno altro che piagnucolare praticamente, dicendo che loro stanno lì contrari a tutto questo, tirano fuori anche delle estetiche ufficialmente contrarie, anche la stessa estetica del Giappone inventato è praticamente saccheggiata dai nazisti, e quasi sempre ce li riconosci lì, e quindi dico, forse in questo senso Gabriele vuole intendere post-ideologico, nel senso che quella critica non va a essere appunto una messa in discussione della base su cui si poggia tutto quanto, ma è una critica che non prende neanche in considerazione un diverso modo di produzione, visto che di produzione musicale, estetica, eccetera,
riappoggiandosi lì dove, dove si sta, no? Oh, assolutamente, infatti tutta, alla fine, cioè, tornando al caso di Ferraro, le sue parole in questo senso acquistano senso se poi, come dire, si mettono in relazione a quello che poi ha materialmente fatto. Da questo punto di vista, mettendosi, cioè, è chiaramente la critica silenziosa, nel senso non è la critica militante, cioè è quello che si chiama fuori da un certo tipo, da un certo tipo di dinamica. Poi, ripeto, non, cioè, non è chiaramente il mio ideologo di riferimento. Chiaro che all'uscita di Farside Virtual, cioè, è la prima reazione istintiva, tutto sommato, cioè con le suonerie di Skype, cioè costruito delle canzoni che funzionano così bene che effettivamente, cioè se ci deve essere una componente critica, è lì l'aspetto, appunto, l'aspetto ironia e layers diventa molto problematico, perché se mi stai a dire che quella roba è brutta e cattiva, beh, quantomeno non mi stai a dire che è brutta, quindi come faccio a pensare che è cattiva? Quindi no, su questo insomma, nulla da eccepire in alcun modo, nel senso, poi appunto cerco di fare riferimento più alla sua produzione musicale che anche alle cagate che è andato a dire in giro, perché appunto sono sommato un musicista. Ma poi belle, ma comunque anche forse noi abbiamo le orecchie allenate o ormai malate, però Farsad Virtual non è proprio la cosa meno angosciosa, che tutte quelle suonerie poi sono rimpastate in quella maniera. Ah, sì, no, sì, sì, perché è da cosa con quelle musichette che finiscono in tragedia. No, nel senso capisco che a noi tutti possano divertire, però in quel caso non stiamo parlando di vaporwave orecchiabile, catchy, ma... Anzi, sì, ma questo sì, sarebbe un punto a favore... Belle per chi? Belle per chi? Salvaci! Ah, nel senso che a un primo acchito, anche io sentendole, penso, cioè, c'è un elemento critico qua, o in qualche maniera antagonista. Poi certo, tutti i discorsi che avete fatto hanno assolutamente... Cioè, poi bisogna andare a vedere, Ferraro... Vabbè, però post ideologico... Bisogna vedere. Andando avanti, invece, Simone continua... Ragazzi, poi non dovete ogni volta commentare per 3 ore, perché non ne usciamo via. Tra l'altro Simone si riattacca ai commenti che faceva prima, però io li sto seguendo, ma poi ci saranno altre domande. Con le razioni di cui parla Claudio, e qua siamo proprio all'intervento di Claudio di ormai un'ora fa, però sono divenute power fantasy nel giro di pochissimo. E subito dopo, tutti i seguiti hanno messo il focus su altri aspetti, e in Italia l'American Psycho è stato affidato a curatori di destra come Culicchia. Quindi qua, scegliete voi se volete lanciarvi. Vorrei solo dire una cosa sui curatori, ma lascio la parola a Claudio prima. No, dicci, Mario. E nel senso, c'è un sacco di roba di cui purtroppo c'è necessità, nel senso, io parlo da apertamente schierato, c'è necessità di riappropriarsene, cioè, nel senso, ho droppato Tolkien prima gratis, e anzi, lì fortunatamente c'è un lavoro decennale che è stato portato avanti sull'argomento. Ma è chiaramente l'altro grande aspetto, cioè ce ne sono tantissimi autori che appunto richiederebbero di essere quantomeno tolti dalle mani, nel senso, faccio un esempio scomodo, no? Lovecraft, che eravamo di destra fondamentalmente, però io l'orrore soprannaturale nella letteratura sarebbe carino leggerla in un'edizione italiana se non ci fossero le mani di Turris, per esempio, però tocca a farlo, tanto Lovecraft dovrebbe essere in public domain, quindi ci si divertiamo come ci pare. Ma io chiudo tutti i commenti, tutto quello che ho detto in maniera provocatoria, tirando fuori Lana Del Rey. Lana Del Rey pubblica il suo ultimo album, dopo qualche giorno gli arriva una bardata di critici, anche su testate grosse tipo The Guardian, che fanno: cara Lana, questa è l'America bianca, hai raccontato l'America bianca. Lana Del Rey risponde: grazie al cazzo, bianca, la mia vita è stata questa, ed aggiunge una cosa molto interessante, che ricollega quello che dice Simone e quello che dice Maglio, quello che abbiamo detto fino ad ora, ossia i curatori. Io aspetto per la prossima volta che esce un album del curatore, allora io mi metto, farò uscire la mia curatela d'artista, cioè per la prossima volta che esce l'album di un critico io farò la mia recensione d'artista. Cioè il fatto che l'artista dà l'oggetto detto da Lana Del Rey, facciamo finta che non l'abbia detto Lana Del Rey, detto dall'artista, è: non è che la produzione mitopoietica, estetica, musicale, sonica, tecnica ti deve dare l'oggetto perfetto per essere recensito dal critico di sinistra o
marxista o di destra, da un oggetto. Quello che diceva Maglio prima, ossia che bisogna fare il lavoro sul mito, è esattamente questo, è la capacità critica. Noi siamo qui spesso cercando, aspettando che ci arrivi dall'alto l'oggetto d'arte perfetto, che ci serve l'assist per tirare la schiacciata, ma spesso c'è da fare questo lavoro intenso di critica per andare a scavare anche su robe molto, molto brutte. Ma con la Vaporwave lo stiamo un po' facendo, che non è neanche il peggio, ma si può fare un sacco di altre roba. Fare questo lavoro di critica intensivo su quello che su cui si sta lavorando, su ciò di cui si parla, e non aspettare che siano gli artisti, i curatori a farlo, no. Beh sì, però scusami, anche là in quel caso, ok, nessuno si aspetta che sia l'artista a farlo, ma a maggior ragione che tu dici lavoro di critica. Allora però, quando la critica riconosce dei tratti all'interno di quell'opera, che è appunto intanto all'interno dell'opera e non dell'artista, perché comunque l'opera funziona proprio perché è un'opera, e se riconosce quei tratti, certo la critica non è che deve andare a dire, nel caso a Lana Del Rey, sei quello che già sappiamo che sei, ma sicuramente, probabilmente, sarebbe utile un lavoro della critica intesa come una critica, ora fatemi dire questa cosa orrenda, di costruzione di un piano, ovvero cosa vuol dire quando emerge un'opera di questo tipo, e quando un'opera di questo tipo le sue criticità non si sentono, cioè tocca sentirle in maniera, come dire, distruttiva, piuttosto che andare a dire ma con che tipo anche di cultura noi ci stiamo andando a confrontare. Una cultura è un popolo, inteso come popolo pop, che mangia questa merda fascista e neanche se ne rende conto. Ma ovviamente, cioè, il problema non è tutto questo. Questa qui è la soluzione, il lavoro della critica. Il problema è pretendere da Lana Del Rey, che è una donna bianca, etero, probabilmente forse di destra, di non esserlo. Cioè, questo è proprio il lavoro sbagliato della critica. Pretendere che non sia quello che è. Ma magari servirebbe quello che dici te, la critica. Porca miseria. Cioè, che è il lavoro su Tolkien di cui diceva Mallo. Lavoro su Tolkien a dire, questo è un uomo di 50-60 anni, reazionario, conservatore, che lavora a Oxford, è un filologo, farsi i suoi conti. Certo, certo, quel di appropriarsi di quella... Non pretendere che lui abbia già messo queste cose che tu vuoi andare a cercare dentro, come fa una certa tradizione critica italiana che dice, no raga, non è vero, dentro Tolkien c'è già tutto. No, però attenzione anche a ricordarsi che comunque, siccome non è una questione morale, a meno che non la vogliamo mettere certo, così, andarsi anche a domandare quali modalità di costruzione dell'opera possono, come dire, tracciano quei sentieri che ti vanno a portare da una parte. Non è una certo questione se il critico è marxista, la critica è marxista, di sinistra, di destra, eccetera, eccetera, ma è una questione magari di rinvenire quali sono quelle linee che poi hanno portato un Tolkien a essere magari più facilmente in certi anni assimilabile dai campi del movimento sociale, e che magari hanno fatto saltare tutto un certo altro popolo che invece non ha rinvenuto, magari in quell'epoca dove magari quell'altro popolo era più ideologizzato, non ha rinvenuto che la modalità di creazione di mondi, di passati immaginari, poi magari non è possibile, io ne so poco del tema, quindi non so, però dico magari rinvenirne anche le potenzialità in un altro senso. Poi ci sono dei modi di produzione che banalmente vanno a finire nell'ideologia, no? Per forza. Va bene ragazzi, però forse stiamo sforando troppo. Dopo ci sarebbe un altro commento di Gabriele, però
vado un attimo dopo che ci sono delle domande se no non riusciremo mai a leggere. Per esempio c'è questa di Benedetta che chiede: come collocate la rielaborazione simbolica della Vaporwave in contesti strettamente contemporanei, per esempio il riutilizzo synth simil parodico di certe conferenze di Alessandro Barbero? Io personalmente magari parlo da una prospettiva molto soggettiva, però è esattamente in quella chiave di recupero della componente affettiva. E tutto sommato Barbero ci piace, gli vogliamo bene, quindi lo vaporizziamo. Certo. Vaporizziamo. Attento Alessandro, stai per essere vaporizzato. Bisogna notare anche questo parallelismo col vapore, gli anni 10, lo svapo, il fatto che certo. È proprio il decennio del vapore. Steampunk, quindi. Esatto. Se non avete altro da dire, io qua vado avanti perché c'è un'altra domanda di Marco Giacomucci che chiede: differenze principali tra synthwave e vaporwave? Mi invidi a nozze. Aspetta, quella dopo, si ricollega, la completa. A livello immaginario. Ok, vabbè, però per me l'immaginario è anche musicale, quindi, anzi, soprattutto. Allora, fondamentalmente, io personalmente la leggo in questa chiave, e vabbè, la Vaporwave, ho detto quello che ho in mente. Per quanto riguarda la scena, chiamiamola synthwave, parliamo comunque di, innanzitutto, musica composta, proprio composta, punto e basta, che sceglie delle sonorità del passato che magari risalgono agli anni 80, però sono le sonorità del passato che guardavano al futuro, e al futuro più fantascientifico, e nel senso, ok, andava cercando l'utopia, ma l'utopia non era il benessere economico per tutti, o magari sì, però questo coi robot su altri pianeti, allargando le frontiere della conoscenza in questa chiave. E per cui era appunto The Sound of the Future di Giorgio Moroder, quel tipo di immaginario musicale, e che chiaramente si legava anche a un immaginario estetico differente, perché nel senso sì, c'è un interessante video essay di tale Pinkas sulle differenze proprio tra synthwave e vaporwave, che sintetizzate sono colori pastello, colori elettrici, rosa contro fucsia, giorno contro notte. La stessa macchina sportiva che corre lungo la spiaggia nella Vaporwave e nella città, nello sprawl di notte nella Synthwave. C'è una complementarità, c'è senz'altro una parentela e una voglia di parentela anche nell'uso del suffisso wave. E, probabilmente la parte Synthwave c'è anche meno senso critico, però io... Avete capito? Insomma, riconosco la Vaporwave una componente critica, non è detto che ci sia. Nel senso che la synthwave, gli artisti che la praticano semplicemente sperano che quel futuro sia ancora possibile. Che un giorno scopriremo il modo di viaggiare alla velocità della luce, andare su altri pianeti e realizzarlo. Nel senso, suggerisco fondamentalmente un raffronto fra le copertine, perché poi anche narrativamente sono più organizzate fondamentalmente. Sì, la new retro synthwave. La new retro synthwave c'ha questo elemento fondamentale di differenza dalla vaporwave, che è innanzitutto l'aggressività, sia nei tempi che nella distorsione. Ma io direi che il modo migliore per capire qual è la differenza è fare la differenza tra la fantascienza robotica spaziale di Asimov e John Carter da Marte, quindi l'heroic space fantasy, la space opera, cioè è un genere che è nettamente più brutale, sia negli immaginari. Cioè l'utopia della retro synthwave è adolescenziale, ci dice che humans are such an easy prey. Cioè è una buona caccia, vale più di qualsiasi distopia, di qualsiasi utopia, di qualsiasi terra promessa del Mall. Quindi è un genere essenzialmente colonna sonora di film violento, d'azione, pompato a mille. E ha un suo, secondo me, ha un suo altissimo pregio estetico, quantomeno di consumo. So abbastanza in fissa, mi permettete una stupidaggine, la Vaporwave va bene su Italia 1 la mattina, la Synthwave su Italia 1 in prima serata. Assolutamente, assolutamente.
Muto. Ecco, il mio microfono era muto. Grazie. Dicevo, l'abbiamo fatta, la mia paura di non riuscire a farcela. Abbiamo soltanto degli altri commenti di Gabriele, che diceva: Giuseppe, la Vaporweb è la rascatura della cultura pop anni 80, con tutti i pro e contro del bricolage. Gabriele, droppa il microfono. Come dire, letteralmente non posso aggiungere niente che possa migliorare quanto ho detto. Va bene. Beh, anche se poi... Beh, però per esempio, io poi sempre da non profondo conoscitore, mi trovo di fronte a dischi come Farside Virtual, lì non ci sono considerati delle pietre miliari della Vaporwave, però lì non ci sono gli anni 80, non ci sta... Anzi, siamo negli anni... appunto 10 mil del 2010, è tutto Skype, telefonini, Google, però certo, poi il meccanismo probabilmente era il disco che si pensava che negli anni 80 si volesse fare. Okay. Sì, c'è un po' paracula, mi rendo conto, però sì, in Farsa del Trono non c'è nostalgia, c'è il vapore. Non c'è nostalgia perché non c'è passato, il futuro è presente da questo punto di vista. Fra l'altro, a proposito del bricolage, nel senso, sicuramente siete più pratici di me, il saggio sul surrealismo di Benjamin, che cioè, ha degli interi paragrafi che secondo me si adatterebbero perfettamente, senza aver cambiato una virgola, a certi aspetti della Vaporwave. Mo questa, diciamo, la lancio per un'altra volta, però e la voglio dire semplicemente alla grandezza di Benjamin, fondamentalmente. Che avrebbe svapato tanto. La Vapor Philosophy. Beh, cosa ne dite? Abbastanza. Beh, ma infatti Benjamin si richiama tutto un impianto mitologico in qualche modo, no? Che è quella strana composizione di materialismo e mitologia che magari si può rinvenire nella Vapor, no? O comunque mi sembrava un po' quello che tu quella posizione. Da molti degli autori che ho preso in considerazione comunque risentono delle critiche che Benjamin fa a certo studio della mitologia, quando per esempio parla del re Bachofen Renaissance. Le migliori critiche, il miglior recupero del Bachofen lo fa proprio Benjamin in quella chiave, e appunto Iesi lo rende benissimo da quel punto di vista. Va bene, mi sa che dopo due ore, sforare no, pure perché alla fine noi abbiamo anche noi un tempo astratto, per cui fin quando riusciamo a parlare parliamo. Poi, comunque, dico che due ore sono state anche abbastanza dense, personalmente parlerei per altre due ore e vi chiederei altre 2000 cose, però forse per oggi diciamo che abbiamo quantomeno intanto... chiarito, ascoltato volentieri queste posizioni su questa Vaporwave che è morta, non è mai nata, ancora c'è questa mostruosa vita. Va bene ragazzi, allora grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, ragazzi. Grazie Mario, grazie al pubblico da casa. Grazie pubblico. L'ultima cosa che dico, allora, rilanciare al prossimo appuntamento con Valeria Alessandri, invitata 21 aprile a parlare di esistenza al limite, filosofia della marginalità, da Bataille a Enzo Del Re, in dialogo con Angelo Amoroso d'Aragona. Per oggi è tutto, grazie Mario e Claudio. Grazie a tutti voi. Ciao ragazzi.